Io penso che in una serata del genere la primissima cosa da fare sia quella di fare i complimenti agli avversari. Perché quando giochi partite di questo tipo qua e succedono queste cose qua, penso che sia doveroso partire da questa cosa qua. Perché il Toro stasera ha veramente fatto una partita incredibile. L'avrei detto anche in caso di vittoria, perché la vittoria non avrebbe cambiato quello che ho visto stasera, cioè una pessima, pessima Juve e un ottimo, ottimo Toro. E lo dico proprio tranquillamente, credo che stasera Juric abbia dato una vera e propria lezione a livello tattico a Massimiliano Allegri, che secondo me ha sbagliato completamente la preparazione della partita. E adesso vi spiego anche il perché. C'è rammarico, c'è delusione e c'è veramente. Cosa ti porti di positivo fuori da sta serata? Hai avuto l'infortunio di Rugani, hai avuto l'infortunio di Pellegrini, non sappiamo che cos'ha Dybala, non hai vinto, l'ennesimo bonus che vai a buttare via all'interno di tante occasioni che avevi per tornare dentro. Parlavamo di scudetto 2 settimane fa, parlavamo di scudetto, e guarda adesso dove siamo. Non ci siamo, ragazzi, non ci siamo, proprio non ci siamo. Non ci siamo, e non sono i presupposti giusti per andare a affrontare una partita di Champions, eliminazione diretta agli ottavi, che poi incredibile che tutte le volte che noi andiamo ad affrontare queste partite qua, gli ottavi di Champions o i quarti di Champions, quando c'è l'eliminazione diretta, noi abbiamo sti cali, sti crolli. C'è OneFootball da scaricare qui sotto in descrizione anche per capire, no? Le condizioni di Dybala, per capire se recupererà qualche centrale di difesa, andare al 22, perché ragazzi, se entro martedì non recupera nemmeno qualche centrale, poi diventa un problema. Guardo qua, l'Atalanta è a 44 punti, noi siamo a 47, ma loro ne hanno due da giocare. Mamma mia, che problema che diventa questo. Mamma mia, diventa un bel problema. Allora, perché vi dicevo che secondo me Massimiliano Allegri ha sbagliato completamente la gara? Perché stasera abbiamo interpretato diversamente la partita rispetto a come abbiamo fatto con l'Hellas Verona e con l'Atalanta. Abbiamo schierato sì il tridente, ma il tridente perché era stato efficace? E ne abbiamo parlato abbondantemente, no, sul canale. Perché noi avevamo la possibilità di schierare Dybala e Morata a uomo sui loro difensori centrali. Oltre a Vlahovic, che l'ha fatto, no, con Bremer, che ha fatto una partita incredibile, veramente Bremer. Però Dybala e Morata dovevano andare a uomo su Rodriguez e su Gigi. Questo non è accaduto. Per un motivo, perché Dybala andava a prendere Mandragora per vie centrali, perché tu non hai più accettato l'uomo contro uomo, di difendere con un uomo in meno e quindi di lasciare i nostri due attaccanti esterni sui loro centrali e Vlahovic in uno contro uno con Bremer, ma hai permesso a Rodriguez di staccarsi e infatti veniva sempre giù. Rodriguez, che fa il difensore centrale, ragazzi, era sempre nella tre quarti campo della Juventus, era sempre con l'uomo in più a impostare, scendeva sempre. Zaccaria aveva quel buco lì, l'idea qual era? Di buttarci Cuadrado, no? Nello spazio, ma questo non accadeva. Poi abbiamo avuto il primo tempo in cui Pellegrini, secondo me, ha fatto una fatica incredibile nel duello con il loro esterno destro, con Singo. Veramente ha fatto una fatica incredibile in uno contro uno, poi si è fatto pure male. E questo cosa faceva? Faceva abbassare pure Morata. Quindi già avevamo Vlahovic che era là. Da solo, incredibilmente da solo, nell'uno contro uno con Bremer e Vlahovic non ha visto palla. Avevi Dybala che invece che star largo e alto stava basso e centrale per andare a prendere Mandragora. E spesso e volentieri, tra l'altro, c'è stata anche un'occasione dove Szczęsny la para. Mandragora era pure libero per il tiro, quindi anche questa cosa di voler difendere lì per la via centrale non è accaduta. Morata costretto ad abbassarsi. E quindi cosa succedeva? Che avevamo 10 giocatori nella nostra metà campo e Vlahovic era da solo. E Vlahovic era da solo, dopo nell'uno contro uno, poveraccio, anche sui duelli aerei, vince sempre la difesa, si è messa meglio, a meno che l'attaccante non vada a fare una prestazione super. Poi Vlahovic stasera sembrava anche appesantito, stanco, ma non è solo colpa di Vlahovic, è colpa del fatto che la partita è stata preparata male. È il tridente che spesso e volentieri ti dava quella qualità negli ultimi metri, nella ripartenza, nella possibilità di andare in verticale. Oggi questo non accadeva. Poi aggiungiamo tanti errori tecnici di imprecisione ancora. Aggiungiamo, come dicevamo prima, la sfortuna, gli infortuni, e questo non gioca, e questo gioca, però poi sta male, poi questo lo cambio. Poi aggiungiamo il fatto che loro avevano i due trequartisti, che erano Brekalo e Pobega, che erano sempre liberi, sempre, quando scendevano loro, sempre liberi, non sapevamo mai chi doveva uscire, esco io, esci te,
andavano sempre veramente letteralmente tra le linee, tra la difesa e il centrocampo, svariavano completamente e non li abbiamo mai presi. E poi abbiamo concesso un gol, tra l'altro, al di là di tutta questa roba tattica, che ribadisco, 10-0 Juric stasera, Allegri non ci ha capito niente stasera. Poi dopo è andato a modificare, è andato a riproporre la marcatura col 4-4-2 posizionale, perché ha detto cerchiamo di limitare un attimo i danni, perché qua ci stanno prendendo veramente a pallonate. Il Torino ha fatto una partita incredibile, però noi veramente abbiamo preso un gol con Cuadrado che si fa ancora una volta saltare da Brecalo, che stasera Brecalo ha fatto una partitona ed è quello che dicevamo pochi minuti fa, e si fa saltare Cuadrado, secondo me è disastroso stasera, ha toccato 5 palloni e ha sbagliati 16. Nervoso, le classiche partite in cui anche se in vantaggio si butta per terra perché vuole il fallo, quelle partite strane di Cuadrado, veramente male 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 male. E poi Alessandro poveraccio buca anche l'intervento su Belotti. Ora sì, potremmo metterci qua e distruggere Alessandro e sarebbe facile, no, per via della stagione di Alessandro che ha fatto. Io non me la sento, perché è stato costretto a giocare stasera difensore centrale, che non è il suo, in una partita in cui veramente abbiamo fatto malissimo tutti, a partire dall'allenatore, per proseguire con tutti gli altri. Io stasera, dopo ne parleremo anche nelle pagelle, ho due o tre giocatori davvero che posso permettermi di dire che hanno fatto una bella partita. Su tutti gli altri ho tanto da ridire, ed era la mia grande paura, ve lo ricordate, sono stato tutta la settimana a partire da non il giorno dopo l'Atalanta, ma il giorno dopo ancora, a dire secondo me i giocatori della Juventus in questo momento sono già là, sono già là in Spagna, Villarreal, la testa è già là e sanno che c'è il toro di mezzo, però c'è la Champions da giocare. Detto fatto, patatrac. Poi sinceramente non mi spiego questa volontà di cambiare una cosa che fino adesso ha funzionato contro una squadra che giocava, non dico fotocopia, a Hellas Verona e Atalanta, ma siamo lì, la classica partita di intensità di quelle squadre che vogliono fare sta roba qui. Noi avevamo già la testa là, noi avevamo l'emergenza per via degli infortuni, dei cambi all'ultimo secondo, avevamo il fatto che sbagliamo tutti i passaggi, che è una roba terrificante. Noi abbiamo fatto 10 minuti fatti bene stasera, 10, dopo il gol, un pelo prima del gol, con quell'azione, no, in cui si muove tutto il tridente, palla dentro per Rabiot, il gol, e poi 10 minuti in cui attacchiamo tutti nella loro metà campo, salvo poi spegnerci a un certo punto e decidere che no, basta, andava bene così, perché l'importante era risparmiare le energie. Sto guardando bucato clamorosamente Alessandro, infatti lui lo sa, rimane giù per terra, mani in faccia, però ribadisco, non me la sento di attribuire, cioè le colpe ce le ha, intendiamoci, non mi sento di massacrarlo, però noi ci spegniamo, siamo già là con la testa, siamo già in Spagna, e allora speriamo che martedì poi si faccia una bella partita, perché il problema qua è grosso, perché adesso l'Atalanta gioca domenica a ora di pranzo con la Fiorentina. Se non lasciano punti per strada, poi è vero che devono affrontare proprio il Toro, dove andranno a fare una partita maschi a viso aperto, però attenzione, che ragazzi, qui il rischio di farsi scivolare addosso il campionato, farsi scivolare addosso anche l'ingresso in Champions League è alto, e con questa rosa qui non te lo puoi mica più permettere, Adesso queste partite qui non ti puoi mica più permettere di lasciare tanti punti per strada. È vero che non hai perso, è vero che il grosso, se vai a vedere, togli le prime 4 giornate, probabilmente la Juve è intorno ai livelli dell'Inter o giù di lì, però anche basta, adesso queste partite qua le devi mangiare, le devi aggredire. Se neanche un derby riesce a darti questa energia, questa voglia di scendere in campo e giocare e vincere e riassaporare, no, anche questo discorso del vincere aiuta a vincere in preparazione alla Champions, inizia a essere dura, ragazzi. Inizia a essere veramente dura. Fatemi sapere un po' anche secondo voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti, e vediamo di, non dico neanche riprenderci e farsi scivolare addosso, perché guardate, paradossalmente mi è già scivolata addosso, cioè c'ho questa enorme delusione per il fatto che veramente ci ha distrutto il Toro sotto ogni punto di vista e noi siamo stati nulli per tutta la partita. C'è stata quella timidissima reazione del finale dove abbiamo provato a mettere la testa là davanti, ma non ci siamo. Stasera proprio preparata male dall'allenatore e giocata male dai giocatori. Proprio stasera salvi due o tre robe e ne parliamo male nelle pagelle, ma stasera male, 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 male.